Amici telespettatori, buonasera dallo stadio Gregoretti di Ronchi dei Legionari, dove si gioca per la qualificazione olimpica di softball la sfida tra Italia e Olanda, che rappresenta la prima semifinale, la semifinale delle squadre vincenti. La formula infatti consente alle squadre vincenti, fino a qui le squadre senza sconfitte, di avere una chance in più, ovvero in caso di sconfitta di giocare la semifinale di recupero. Partita quindi che non è una gara senza possibilità di rifarsi. L'Italia squadra ospite in campo con Fontana interbase, Iaccino esterno sinistro, Garofalo seconda base, Gambella esterno destro, Pino giocatrice designata, Rolla prima base, Trevisan terza base, Gentile ricevitore, Molinari esterno centro, Leslie Malerich l'eroina del mondiale 2006, lanciatore partente. L'Olanda, che è squadra di casa e ci prepariamo a seguire, è in campo con Governor, interbase, Kluisken, che è il prima base, Kosterink, l'autrice del clamoroso fuoricampo da 4 punti contro la Grecia, esterno centro, Connor, giocatrice designata, Kroesen, esterno destro, Buchel, terza base, Van Heist, è il seconda base, Smith, l'esterno sinistro, Venker, il catcher, Judith Van Kampen, è la lanciatrice delle arancioni. Oggi l'Italia, per la verità, è in maglia grigia, l'Olanda è in maglia azzurra. Terzo attacco per l'Olanda, che presenta come primo battitore dell'inning Marian Smith, esterno sinistro. Per ora non ci sono state grosse occasioni in attacco, la migliore l'ha avuta l'Italia su una battuta peraltro non pulitissima di Fontana, con Molinari in prima e presa in tuffo dell'esterno in avanti. Batte valido qui Smith, o perlomeno ci prova, perché è out in prima, no, è salve in prima. La bella giocata di Gambella. Chiede tempo il manager dell'Italia, Centrone, che va a parlare con l'allenatore. Noi avevamo dato per scontato la valida, palla oltre il diamante, buon contatto di Smith. Rivediamo, ma nel softball le distanze sono diverse. Vedete Gambella che aggredisce, assiste. Sì, ha ragione il signor Vogel, Cristina Rolle era staccata nel momento in cui è arrivata l'assistenza. Vedete, purtroppo il piede destro non era sul cuscino. Ed ora la battuta c'è Venker, il catcher dell'Olanda. Anzi, se l'arbitro chiama il salvo perché Rolla è staccata, dal punto di vista teorico è un errore per la difesa dell'Italia. Comunque, fatto sta che c'è Smith in prima e alla battuta c'è Venker con un ball. Ora uno strike. L'arbitro tedesco Vogel ha visto bene in questo caso, come ci ha mostrato il replay. Un ball, uno strike su Venker, che tocca questa palla in foul proprio dietro la nostra postazione per il secondo strike. Smith in prima, per la prima volta l'Olanda ha battuto valido, per la seconda volta però mette in base il corridore al primo inning. Malerich, ball, Gentile, un catcher un po' macchinoso ma ha saputo conquistarsi il posto da titolare. Due ball, due strike sul catcher dell'Olanda, Venker. Olanda che poi ricomincerà il line-up dall'inizio, test importante per l'Italia. Mette la palla verso la seconda base, si scontra Garofalo con il corridore olandese e sono tutti salvi sulle basi. Perplessa la squadra azzurra. L'arbitro Hora della Repubblica Ceca redarguisce la giocatrice italiana.
Abbiamo Centrone che si spiega. Questo però è un bel problema, perché ora l'Olanda ha corridori in prima e terza. Rivediamo. C'è lo scontro. Si tratta di verificare se la giocatrice olandese Smith è uscita dalla linea. E io direi sinceramente di no. Rivediamo, corre. Garofalo che avrebbe dovuto aspettare la palla e cercare l'out in prima anziché anticipare la palla. Errore difensivo attribuito all'Italia. E Smith in terza, Wenker in prima. Attenzione, perché l'Olanda con 0 eliminati ha una grossa occasione di sbloccare la partita. Molti sorrisi tra le azzurre, ma non è una situazione da sorriso questa. Attenzione, perché l'Olanda ha diverse opportunità per segnare. Un inning andato malissimo per ora, perché era vicinissimo all'out l'Italia sulla battuta di Smith. Poi c'è stata questa giocata abbastanza inusuale. Ora Malerich che lancia un ball, deve affrontare Gouverneur, l'interbase dell'Olanda. Malerich, strike numero 1-1. Il softball, al contrario del baseball, non ha il doppio gioco come una pratica molto frequente. Di conseguenza qui il diamante punta tutto, in caso di battuta, sugli interni, sul tiro a casa, non sul doppio gioco. Malerich, battuta su Trevisan, che è bravissima a raccogliere, assiste in prima per l'out numero 1. Gran difesa della linea di Eva Trevisan. Governor è la prima eliminata, però Wenker sull'azione avanza in seconda. Il contatto di Governor, guardate, Trevisan contro guanto senza problemi, il tiro molto preciso in prima. Rolla esce dal cuscino per controllare in terza base Smith e la battuta si porta alla prima base Kluiskens. Vediamo cosa decide di fare l'Italia. Sempre chiuso il diamante azzurro, sempre pronto al tiro a casa se sarà necessario. Momento non facile per le azzurre. Malerich, ball, un ball a zero. La base ball non è il peggiore dei danni in questa situazione, a parte la considerazione che dopo in battuta ci sarà Kostering. Malerich, strike, 1-1. Esorcizziamo subito l'idea, perché Kostering è la giocatrice che contro la Grecia ha battuto un fuoricampo a basi piene. Comunque, alla battuta ora c'è Kluiskens, prima base dell'Olanda. Malerich pesca letteralmente Kluiskens, una palla che cade a, penso direi, mezzo metro dal piatto. Due strike. Tremila, vedete inquadrata Smith. Malerich ora lavora con un bel vantaggio, un ball e due strike. Tocca in foul Kluiskens, che prova a mettere la palla in gioco. Un out, segnala la sua difesa il catcher dell'Italia, Gentile. Malerich, il lancio,
palla che si impenna ma non è in gioco. Sempre due strike, un ball nei confronti di Chris Kens. Denker in seconda, Smith in terza per questo attacco numero 3 dell'Olanda. Il punteggio lo vedete dalla grafica in alto a sinistra, sempre di 0-0. Malerich in pedano, serve i segnali del catcher. Il cambio su Garofalo, il tiro a casa, salva e l'Olanda in vantaggio. L'Olanda è in vantaggio. Scelta della difesa. L'Olanda in vantaggio, 1-0. Avanza in terza Wenker. Io personalmente non ho condiviso granché il tiro a casa di Garofalo, che mi sembra un po' sopra le righe. Centrone va a parlare sul monte. Wenker ovviamente sull'azione è andata in terza. 1-0 Olanda. Guardate, Garofalo decide che c'è lo spazio per il tiro, non è un bel tiro il suo. Aveva ben bloccato il piatto Gentile, probabilmente con un tiro perfetto ci sarebbe stata la eliminazione. Finisce qui la partita di Leslie Malerich e l'Italia chiama in pedana Jennifer Spediaci. Riprende il gioco con Kluiskens in prima, Wenker in terza, un eliminato alla battuta, la pericolosa Kostering per Jennifer Spediaci che inizia con uno strike. Grande ritorno Spediaci del team azzurro, qui chiamata a uscire da una situazione abbastanza insidiosa, ha lanciato poco, probabilmente anche un po' per nasconderla alle avversarie in questa qualificazione olimpica. Strike per Spediaci. Ancora la Spediaci, questa palla è esterna. Attenzione alla situazione base perché con un corridore in prima e uno in terza l'Olanda potrebbe anche tentare una doppia rubata. Gentile non è velocissima come catcher nel rilascio. Spediaci, ball 2-2. Ecco Jennifer Spediaci di spalle, fisicamente tiratissima ma obiettivamente un po' da verificare come lanciatore. Ball interno e conto pieno ora su Kostering che dimostra ottimo occhio. Spediaci e lancia il ball numero 4, esordio con una base ball. E ora i coscini sono tutti occupati per l'Olanda perché Kluiskens avanza in seconda, momento difficilissimo per l'Italia che è sotto 1-0. Alla battuta si presenta Connor, in prima Kostering, in seconda Kluiskens, in terza Wenker. Spediaci ed ecco Connor, il lancio ball, dice l'arbitro. L'Italia è pronta anche con De Sante eventualmente. Secca la battuta, l'Olanda segna il secondo punto, tiro a casa e 2-0 Olanda sulla battuta valida a destra di Connor. Wenker appunto. Basi che restano piene, Connor in prima, Kostering in seconda, Kluiskens in terza.
E c'è un altro cambio, mi sembra di capire ora. Entra De Santa. Non granché l'ingresso in partita di Spediaci, davvero. Non è riuscita a fare out, una valida, una base. E in pedana Brian De Santa. Riprende il gioco con la battuta all'esterno destro dell'Olanda, Kruisen. Che mostra il bunt a De Santa, che lancia un ball. Tutti occupati, Cuscini. Connor in prima, Kosterink in seconda, Kruiskens in terza. Battuta al volo da Fontana, ma non riesce all'Italia il doppio gioco. Però c'è da tremare, un'altra linea ben piazzata, Fontana sulla linea di Kruisen. Secondo out, rivediamo, palla davvero in mezzo al piatto di De Santa, e l'Italia davvero può essere contenta. Abbastanza in... Fontana non può andare in seconda, benché Kosterink fosse lontana dal cuscino, perché nessuno era sul cuscino. Prova l'out in terza, dove Trevisan va a coprire su Kluiskens, ma senza successo, e la battuta si porta al terza base Boykel, che mostra il bunt. Bolla, dice l'arbitro Ozimec, battitore numero 8 di questo difficilissimo terzo attacco dell'Olanda, difficilissimo per l'Italia ovviamente. Batte su De Santa, facile gioco in prima questa volta. Molto buono invece l'ingresso in partita di Brianna De Santa, che ottiene due out. L'Italia ha subito due punti al terzo attacco dell'Olanda, che si chiude con due valide e un errore delle azzurre. Olanda 2, Italia 0 dopo un terzo, dopo tre riprese di gioco. Quinto attacco per l'Olanda, che conduce come vedete 2-0 all'Italia. Restano solamente due possibilità, sempre De Santa in pedana. De Santa, ball alla battuta Gouverneur. De Santa affronta per la prima volta la parte alta dell'ordine olandese. Fin qui 5 battitori, 5 out per la lanciatrice del Caserta, sempre però con la parte bassa dell'ordine. E Gouverneur spara una legnata terrificante che scavalca l'esterno sinistro, Iaccino, doppio per Gouverneur. E ora l'Olanda con 0 out può certamente cercare di costruire questo punto. Alla battuta Kluiskens, c'è da aspettarsi che l'Olanda giochi per il bunt. E infatti è così. Trevisan deve andare in prima, assistenza per Del Mastio, che ha sostituito all'inizio di questo quinto attacco dell'Olanda Garofalo. Sacrificio in seconda, in terza, pardon, Gouverneur, primo eliminato Kluiskens, la battuta Kosterink. Vediamo se chiede un altro bunt il manager dell'Olanda all'esterno centro. Il doppio di Gouverneur. Gira vuoto qui Kosterink. Adesso mai più il bunt.
certo è che sotto di uno strike non è proprio il momento migliore per chiedere a un battitore di effettuare un bunt. De Santa lo sa, probabilmente non lancerà una palla buona qui, infatti è ball 1-1. Ora sì, ora è il momento in cui aspettarsi il bunt. Gira voce a vuoto Kostering, una palla lenta molto ben lanciata qui da De Santa, finta di bunt. Probabilmente l'Olanda sperava, mostrando il bunt, che De Santa lanciasse appunto per fare l'out sul bunt. Invece De Santa ha lanciato un cambio, ora tira una palla veloce per il secondo ball, ma il gioco è in mano al lanciatore in questo momento. Con i due ball e i due strike, governore in terza, se vuole mettere la palla in gioco Kostering non può pensare troppo, deve cercare di farlo e non riesce. La palla è un foul ball che l'arbitro chiama, avete visto quando il catcher dell'Italia Gentile tocca la palla. Finché la palla non viene toccata fuori dal campo, in teoria può sempre rientrare ancora in gioco. Pronta De Santa, incassa Kostering, questa volta non cade nel tranello. Il conto è pieno e le cose stanno esattamente nella maniera opposta rispetto a come dicevamo. Ora il gioco è in mano al battitore. De Santa, ball, guadagna la prima Kostering. Corridore in prima e corridore in terza, e alla battuta si presenta Connor. Connor ha un punto battuto a casa stasera. 2-0 Olanda, e Olanda ancora pericolosa dopo che l'Italia è arrivata fino in terza base con rolla ma senza riuscire a segnare. Bolla di De Santa. De Santa, strike sul filo esterno, 1-1. De Santa cerca di uccidere letteralmente il suo allenatore Connor con una linea che obbliga il manager americano dell'Olanda a lanciarsi al suolo. Potenza non indifferente per Connor. Un ball, due strike. Mostra la mazza Connor. De Santa, ball 2-2. Del Mastro, il capitano azzurro, a gran voce incita le sue. Due ball e due strike, momento difficile. Gira vuoto Connor, strike out molto importante per De Santa, secondo successo personale per il lanciatore azzurro. E alla battuta si presenta Krusen, 0-2 per lei in questa partita. Sempre corridore agli angoli per l'Olanda. Krusen in foul, è partita intanto dal cuscino di prima Kostering. È evidente che con la situazione di due out
L'Olanda non vuole concedere un out facile in seconda che chiuderebbe l'inning. Nel softball, dicevamo, è molto difficile ottenere doppio gioco seconda prima, o perlomeno molto di più che non nel baseball, e quindi è una situazione d'impiccio quella di corridore agli angoli per l'attacco, più con due out che con uno. Con un out la squadra in difesa ci deve pensare bene se cercare il doppio gioco. Qui batte secco e la palla passa lungo linea, la valida per il 3-0 dell'Olanda, ottenuta da Kroesen. Punto battuto a casa, avanza in seconda Kosterink. Olanda 3, Italia 0. Sesto attacco per l'Italia, 3 punti da recuperare in battuta. Daniela Castellani, la veterana, utilizzata in questo caso come pinch hitter, sempre Van Kampen in pedana per la formazione olandese. Van Kampen ha avuto un solo momento di difficoltà al quinto, con un corridore in seconda e un out. Ha fatto battere per terra Trevisan, eliminata al piatto Gentile, e proprio in quell'inning aveva ottenuto il primo strikeout. Anche Van Kampen, una veterana, non era nella rosa durante l'europeo. Due ball su Castellani, che batte secco, valida all'esterno sinistro per Daniela Castellani, che non tradisce, entra come pinch hitter la giocatrice veronese, valida. E ora è chiaramente Castellani ha battuto per Molinari, e Molinari riprende il suo posto, corridore più veloce. Grande ingresso in partita per Daniela Castellani. Un altro pinch hitter per l'Italia, il posto di Fontana è Carlotta Zauli. Il softball, ovviamente molti di voi lo sanno ma gioverà a ripeterlo, consente un rientro, così come avete visto Zauli tocca intanto in fallo il primo lancio di Van Kampen, così come avete visto battere Depender per l'Olanda, e ora in difesa gioca regolarmente Van Heist in seconda. Abbiamo visto battere Castellani e rientrare Molinari a correre. Ora Zauli batte al posto di Fontana, ma poi in difesa Fontana tornerà al suo posto. Van Kampen contro Zauli, batte lungo Zauli, la palla scavalca all'esterno, è un fuoricampo, fuoricampo, fuoricampo del pinch hitter azzurro Carlotta Zauli. 3-2, l'Italia si porta sotto. Veramente, quando si dice la mossa azzeccata, due pinch hitter, due valide, due punti. Reazione veramente commovente delle azzurre, ma l'Olanda mantiene un punto di vantaggio. Rivediamo il fuoricampo di Carlotta Zauli. Settimo attacco dell'Italia, che è presente nel box di battuti Ilaria Pino. Zero su due Pino in questa partita, sempre Van Kampen in pedana, la vedete col numero 11 per l'Olanda. Pino batte subito una palla che si impenna dietro l'interbase, corrono gli esterni, presa al volo, uno fuori. L'Olanda due out da una sorprendente vittoria che la proietta direttamente alla finalissima di sabato. L'Italia sarebbe chiamata, in caso di sconfitta, all'incontro di recupero della mattinata. Batte Rolla, batte lungo Rolla, arretra l'esterno, va fuori campo, un altro fuori campo dell'Italia. Cristina Rolla pareggia la partita. Grandi emozioni allo stadio Gregoret di Ronchi dei Legionari.
primo lancio di Van Kampen su Rolla, che ha abituato la nazionale ai suoi fuoricampo decisivi. Rolla che ieri ha aperto le marcature con la Repubblica Ceca. Ricordiamo al Mondiale 2006 il suo fuoricampo che ha dato il sesto posto all'Italia qui sulla curva che resta troppo vicina da parte di Van Kampen, la legnata di Rolla per il fuoricampo che pareggia la partita. E vedete la disperazione dell'esterno centro dell'Olanda, Kosterink. 3-3, ma l'Olanda ha comunque un altro inning d'attacco. Ottava ripresa, 3-3 tra Italia e Olanda, e come sapete nel softball esiste la regola del tie break nelle riprese supplementari, cioè la squadra in attacco mette il giocatore che è stato l'ultimo out del settimo inning in seconda base. Quindi per l'Italia c'è Molinari, c'è Fontana alla battuta. Un ball. Van Kampen ha subito 3 punti guadagnati, in pedana ora c'è per l'Olanda Dagmar Bloeming. Fontana il bunt in foul. Chiaramente il gioco è questo per la squadra in attacco, cercare di far arrivare in terza e a casa base possibilmente con due bunt il corridore nel tie break, e la squadra in difesa deve cercare di non concedere il primo avanzamento. Fontana il bunt, Molinari agevolmente in terza, out Fontana, tutto secondo le regole. Sacrificio di Fontana, buon lavoro, ha messo la palla a un palmo da casa base sulla seconda chance, aveva fallito la prima. Vedete Molinari che chiaramente ha preso tutto il vantaggio del caso, e Bockel che assiste in prima, uno fuori. Molinari in terzo, un out, Iaccino. Ricordiamo il tie break, anche l'Olanda ovviamente avrà all'ottavola questa stessa opportunità. Rebecca Iaccino 0 su 3 per ora, ma affronta per la prima volta Blooming. Ball. Qui è una situazione molto rischiosa per il corridore in terza, perché la valutazione del vantaggio è importantissima, non eccessivo per non farsi cogliere fuori, ma anche sufficiente per arrivare comunque a casa se la palla è in gioco. Uno strike, c'è un out, quindi l'Italia non deve ovviamente, più in generale in questa situazione la squadra in difesa, in attacco non deve subire il secondo out senza segnare il punto. Blooming, Iaccino, la palla passa, è una valida, l'Italia in vantaggio e Iaccino è in prima. Valida molto importante questa per Iaccino, ha fatto un turno alla battuta splendido, ha mostrato il bunt e poi con la cosiddetta giocata di slash, togliendo, vedete, e battendo in corsa con la difesa che giocava avanzata, temendo il bunt, ha bucato la difesa olandese. Del Mastio alla battuta, Iaccino in prima, batte in foul Del Mastio, uno strike. Valida numero 7 per l'Italia, la prima di Iaccino. Punto chiaramente che non può essere attribuito al lanciatore perché partiva con un corridore in seconda per regolamento. I segnali di Marina Centrone, vedete Rebecca Iaccino, un buon corridore. Del Mastio in foul nuovamente. Due strike. Ecco Iaccino, vedete il prima base dell'Olanda, Kluiskens, questa è Sabrina Del Mastio, il capitano azzurro. Blooming, alta la palla, Iaccino prende parecchio vantaggio, può farlo perché il prima base gioca avanzato e il seconda base va verso la seconda
in questo caso. E comunque il corridore vede cosa fa il seconda base. Batte ancora in foul del Maschio. Incredibile tensione. Centrone ha qualche consiglio tecnico da dare al battitore. Un ball, due strike. Iacino in prima. Del Maschio la battuta. Batte Del Maschio, foul ball nuovamente. Questa è una battuta che può creare problemi certamente, se così corta, alla formazione in difesa. Italia per la prima volta in vantaggio stasera. Vedete, la palla tocca Del Maschio quando Del Maschio è ancora nel box di battuta, quindi è un foul ball. Un ball, due strike. Blooming batte Del Maschio, palleggia l'interbase, errore difensivo, il primo dell'Olanda, salva Del Maschio. Iacino in seconda. Primo errore della gara. Vedete, Governor, la fretta. Cattiva consigliera in questo caso, si deve pensare all'out in prima. È impossibile o quasi ottenere nel softball un out in seconda in un tie break con una palla così lenta. Un out, sempre l'Italia in attacco, Marta Gambella. Strike, il primo lancio, in prima Del Maschio, in seconda Iacino. È chiaro che segnare un altro punto cambia tutto, l'Olanda non può più giocare con la strategia dei due bunt nel suo tie break. Blooming. Il bunt di Gambella non ha successo, la palla in foul, il secondo strike su Marta Gambella. Concentrata la veterana dell'Italia, 0 su 3, stasera aveva colpito molto bene al secondo inning, poi non ha più battuto con consistenza, sempre Iacino in seconda ricordiamo e Del Maschio in prima, due buoni corridori, Blooming, Gambella deve mettere la palla assolutamente in gioco. Tocca in foul di pochissimo. Conto che non cambia. Il pubblico con Gambella. Marta, Marta, Blooming. Batte Gambella. Bravissima l'interbase dell'Olanda, riesce a fare l'out in terza. Governor raccoglie la palla nel buco, si fa certamente ripagare l'errore sulla battuta di Del Maschio. Comunque l'Italia ha sempre un corridore in zona punto, anche se è una zona punto che nel softball è, come dire, meno garantita che nel baseball. La distanza degli esterni è molto corta, gli esterni per la verità sono estremamente profondi, e il battitore è Ilaria Pino. Ball. Ghigno di Dagmar Blooming, la lanciatrice che ha vinto l'Europeo Juniores 2003 con l'Olanda a Parigi. 2004, pardon, a Parigi. Pino in foul, un ball, uno strike. Torniamo, l'Olanda partirà a sua volta con il tie break, quindi il punto dell'Italia può anche avere un significato relativo, non è che sia scontato segnare sul tie break, però è ovvio che partendo con corridore in seconda e zero out le probabilità ci sono. Strike, dice l'arbitro. Due strike, un ball. Ecco Pino, primo piano della giocatrice di Legnano. Anche lei campionessa d'Europa Juniors, ma nel 2002. Quarto lancio di Dagmar Blooming, Pino, lunga, è lunga! Fuori campo, il terzo fuori campo dell'Italia!
il terzo fuoricampo dell'Italia. Qui la partita non può più sfuggire alle azzurre. Fuoricampo da 3 punti per Ilaria Pino. E siamo 7-3 ora. Incredibile lo sviluppo di questa partita. Segna Del Mastio, segna Gambella. Fuori campo da 3 punti. Impressionante la potenza di Pino, guardate, era alla ricerca della prima valida, qui ci crede già, e quando supera la prima base la palla è uscita e vedete l'esultanza. Non vorrei essere nello stato d'animo delle olandesi qui, che alla settima ripresa con un out stavano pregustando la vittoria. Intanto c'è un gioco d'appello dell'Olanda per una partenza anticipata dai cuscini. E la panchina dell'Italia parte di tutto verso l'Olanda. Guardate qui questa espressione, credo che sia molto significativa. È una mazzata terrificante questa per l'Olanda. C'è stato un gioco d'appello dell'Olanda che evidentemente non si sta rassegnando, anche il manager va a protestare con l'arbitro. Non è finito l'attacco dell'Italia, siamo 7-3. Van Campen era lanciatrice vincente, pensate, con un out al settimo inning, fuoricampo di Rolla del pareggio, il fuoricampo di Zauli, Rolla e Pino, l'Italia di Bomber, l'Italia che Marina Centrone aveva in mente, non era così sicura del suo staff di lanciatori come l'Italia è stata altre volte. Maleric un infortunio proprio all'Europeo, Spediaci che rientrava dopo parecchio tempo fuori dalla pedana, De Santa, una ragazza giovane, Moretto, un'altra giocatrice giovane. Quindi l'Italia credeva al suo line-up e a suon di fuoricampo il line-up dell'Italia ha dimostrato di meritare questo tipo di considerazione. Rolla, la giocatrice che ha dato all'Italia la speranza che poi si è concretizzata in questa ripresa supplementare. Strike numero 1 con 3 ball. Gira vuoto qui Rolla, secondo strike. Gira vuoto ancora Rolla, strike out. Il primo strike out di Dagmar Blooming. L'allenatrice dell'Olanda prova a richiamare le sue, 4 punti comunque per l'Italia, nessuno guadagnato e il punteggio ora è di 7-3 per l'Italia. Ottavo attacco dell'Olanda, Italia 7, Olanda 3, tie break olandese con Naomi Buchelin seconda e Van Heist alla battuta.
anzi abbiamo un cambio. L'Olanda ovviamente non può più giocare per il Bant. Christy De Vries nel box di battuta come pinch hitter. Dicevo, non può giocare l'Olanda per il Bant, quindi ha messo, per sfruttare in pieno la situazione di uomo in seconda, di corridore in seconda, va, per essere più precisi, Christy De Vries. Ora De Sant ha lanciato due bolle, anche questa è una cosa che con un vantaggio di 4 punti e all'ultimo inning non dovrebbe succedere. De Vries evidentemente battitore temuto, emerge nella settima posizione del line-up e ci sarà un pinch hitter anche dopo. Fontana non ci arriva e l'Olanda accorcia subito, no, si ferma in terza e fa male. Boekel, non è finita. Vedete la valida De Vries sulla palla che resta alta. L'Italia non deve considerare finita la partita anche se il vantaggio è sensibile. Fontana non ci arriva, Molinari pasticcia, ma Boekel si era fermata. Alla battuta un nuovo pinch hitter. Corridore in prima e terza. Gertman nel box di battuta, un'altra delle giocatrici aggiunte all'ultimo minuto dall'Olanda a causa di un infortunio in questo caso. Battitore esperto Gertman, da anni avversario dell'Italia sia a livello di club che di nazionale. Ball. Ha lanciato tre ball e ha subito una valida. De Santa, che non è un pitcher di grande autonomia, probabilmente è stanca. Qui arriva il primo strike, cambio di velocità, lancio abbastanza pericoloso in una situazione di un ball e zero strike, onestamente. Strike, la palla veloce qui di De Santa, concentratissima la giovane italo-americana, lanciatrice del Des Caserta. Mostra il bunt Gertman. Ball esterno. In terza Buchel, la giocatrice del tie break. In prima il pinch hitter De Vries, che ha battuto un singolo. Mostra ancora il bunt Gertman. De Santa batte secco ma in foul Gertman. E questa è una battuta che poteva fare male alle azzurre. Vedete Buchel. De Santa. Ball. Terzo ball. De Santa batte sul prima base, rolla, segna l'Olanda, ma è out in prima e questa è la cosa importante. De Vries, che arriva peraltro fortemente claudicante sul cuscino. Il punto del tie break arriva, ma questo l'Italia lo poteva anche dare per scontato. C'è un out. Christy De Vries avanza in seconda e Gertman, che arriva zoppicante in prima, è il primo out. Alla battuta Wenker, il catcher dell'Olanda, forse perché sta manovrando con i suoi fogliettini il manager olandese, non può cambiarla a meno che non voglia rischiare di non poterla più schierare in difesa. Alla battuta appunto Wenker, nono battitore dell'ordine olandese. Per l'Italia imperativo concentrarsi su chi batte
e dimenticare chi corre in questo frangente della partita. Ball, ecco esattamente quello che non deve fare, Gentile lo ha fatto qui. Ball, assurdo cercare di tenere sotto controllo un corridore che al massimo può segnare il punto del 7-5, mentre l'Italia con due out arriva alla vittoria. In seconda De Vries, la battuta è lunga ma sembra ben piazzata, Iaccino che coglie il volo, secondo fuori. La presa al volo di Iaccino, l'Italia manca un out, alla battuta c'è Gouverneur, battitore molto pericoloso, mostra il bunt e incassa lo strike. Due out, De Sante e Pedano. Ball, palla bassa esterna. Due fuori, un ball, uno strike su Gouverneur e in seconda c'è De Vries per l'Olanda. L'Italia in vantaggio 7-4. Mostra ancora il band Gouverneur, che ora tocca nel guanto di De Santa e la partita finisce così. Presa il volo da De Santa. Gouverneur è il terzo out, l'Olanda segna solo il punto del tie break e ottiene la sesta valida della partita, ma l'Italia vince questa semifinale e vola nella grande finale, quella che sabato pomeriggio assegnerà l'unico posto rimasto libero alle Olimpiadi di Pechino per le squadre di Europa e Africa. Lanciatrice vincente per l'Italia, Breana De Santa, che ha lanciato veramente 5.2 riprese straordinarie, un punto guadagnato sulla lanciatrice del Caserta che ha concesso 5 valide e ottenuto 3 strikeout. Italia batte Olanda 7-4, l'Italia giocherà la finale senza dover disputare altre gare, l'Olanda aspetta di sapere quale sarà la sua avversaria nella semifinale di recupero. Grazie per l'attenzione, è stata una grande giornata di softball qui a Ronchi dei Legionari.